Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi non di Adopt Me. Sì, scioccante, questo non è un video di Adopt Me, perché ho deciso che ogni venerdì, oggi per me non è venerdì, proverò a giocare a nuovi videogiochi. Principalmente saranno sempre di Roblox, quindi nulla, cioè ogni venerdì andrò a provare nuovi giochi di Roblox, così giusto un po' per staccare. Non preoccupatevi, i video di Adopt Me li farò sempre, perché io adoro Adopt Me. Adopt Me è il mio gioco preferito, però comunque mi piacciono altri giochi come Murder Mystery, mi piace Tower of Rell, Brookhaven, ci gioco ogni tanto. Sono un sacco di giochi e vorrei andare a provarne davvero davvero tanti, quindi se c'è qualche gioco che vi piace, qualche gioco che vorreste vedere qui sul canale, fatemelo sapere sotto nei commenti. Ancora non l'ho detto, andremo a provare Sonic Speed Simulator, perché veramente, cioè, sta esplodendo, cioè tutti stanno giocando a Sonic Speed Simulator. Io non ci ho mai giocato, non so come si giochi, però ho visto già mio fratello che ci giocava da lontano, perché non volevo spoilerarmi nulla. Quindi siamo qui con la schermata principale, intanto togliamo questo qua che dovrebbe essere tipo il tabellone con tutti i giocatori, e abbiamo Sonic vero e proprio. Abbiamo questa icona qua, che non ho idea di cosa sia, niente, invita amici, ok, bla bla bla. Quindi andiamo a schiacciare su start. Io, ragazzi, da piccolo adoravo Sonic, cioè io giocavo Sonic tutti i giorni sul Game Boy, sul Nintendo DS, veramente io adoravo Sonic. Ah ok, ma è proprio ufficiale, quindi, cioè è proprio un gioco ufficiale di Sonic, perché qui vedo che c'è il tabellone, che tra l'altro è già uscito 8 aprile. Ma anche qui in Italia non ho la più pallida idea. Comunque fanno vedere che c'è il tabellone con Sonic 2, il film. Io ho visto l'1, mi è piaciuto un sacco e non vedo l'ora di vedere il 2. Non so se è già uscito qui in Italia. Ok, al momento non ci capisco nulla. Interessante. Comunque sì, vado pienissimo, perché questa cosa già la sapevo. Praticamente appena, cioè appena inizi il gioco, praticamente vai lentissimo, e poi andando avanti vai sempre più veloce. Oddio, qui c'è Knuckles, che credo sia una skin. Comunque ok, il mio computer sta impazzendo con questo gioco, adoro. Sì, questi qua sono i Chaos, carinissimi. Non mi ricordo più, mi guardava anche il cartone di Sonic, ma non mi ricordo più che cosa sono i Chaos. Cao Cao, Knuckles è intrappolato in Emerald World. Ok, devi trovarlo, credo, per sbloccarlo. Ok, andiamo un attimo su shop a vedere come funziona. Abbiamo dei Game Pass. Ok, 399 Robux, alla faccia. 999, ma anche no, niente. Abbiamo i boost. Ok, magneti, quindi attira più facilmente, credo, tipo i soldi. Gold rings, che non so a cosa servono. E i codici. So che c'è un codice per avere una skin, perché io, mi sembra che al momento, ecco, non ho nessuna skin. Cioè ho quella, ho il mio avatar di Roblox di default, ma c'è questa skin che mi ha detto mio fratello che posso prendere tramite codice. Quindi vorrei andare, ok, mi sono già perso su shop, codice, e vado un attimo a chiedere a mio fratello il codice, perché non me lo ricordo. Ok, allora, perfetto, mio fratello mi ha dato il codice e mi ha detto che è Riders, tutto maiuscolo, lui mi ha scritto, quindi Riders, tutto maiuscolo, e facciamo redeem, quindi ci dovrebbe dare, eccola qui, nuovo personaggio sbloccato, che è Rider Sonic. Quindi meglio di niente, perché io non ho nessuna skin, e almeno così equipaggio. Oh, perfetto, bellissima. Andiamo a vederla un attimo. Voilà, ok, è il classico Sonic, però ha questi occhialetti. Andiamo a giocare, che credo che devo solo correre, almeno così ho capito. È un simulator, quindi sì. E ragazzi, va di una lentezza disarmante, veramente. Cioè, è proprio lento. Credo che debba seguire questo percorso qua. Però vedo comunque dei diamantini tipo al di fuori dell'area, cioè nell'area verde, quindi non ne ho la più pallida idea. Ok, level up, quindi c'è che dovremmo andare più veloce, ma ragazzi, a me non sembra che vado più veloce. Ah ok, mi dice che sta iniziando una gara, però lo so che sembra che praticamente so già tutto di questo gioco, ma no, vi giuro di no, non ci ho mai giocato. Ma praticamente mio fratello mi ha detto che in questo gioco qua ci sono anche le gare, però mi ha detto di non farle perché all'inizio vai lento, quindi ha detto di aspettare. Cioè, ok, siamo aumentati di livello, il nuovo speed 59, ok. Oh, il nostro primo, come si dice? No, non ce la faremo mai, ok, abbiamo capito. Che poi tra l'altro come si fa? Ma adesso al momento andiamo troppo lenti, quindi non posso fare questo giro della morte, non so come chiamarlo. Però non lo possiamo fare, quindi... In effetti comunque va un pochino più veloce.
rispetto a prima, cioè non me ne ero accorto, me ne sono accorto ora che mi sono un attimo fermato. Allora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo un cerchio gigante. Ah, ok, ok, praticamente ci dice che Green Hill, che dovrebbe essere questa mappa qua, però la hobby, la seconda hobby a livello 15, quindi si sblocca a livello 15, quindi ok, perfetto. Quindi nulla, cioè dobbiamo andare avanti così e prendere tutti i diamantini, perché con i diamantini che diventi più veloce, cioè sali di livello con i diamantini, credo, non con... Sì, non so cosa servono gli anelli, tra l'altro. Quindi prendiamo questa parte del sentiero, è sempre quella di prima, forse è sempre quella di prima, solo che sono respawnati di nuovo i diamanti. Quindi solamente con i diamanti aumentate di XP e di conseguenza aumentate di livello, con gli anellini no. Quindi credo che, presumo, che gli anellini servono magari a comprare delle robe, tipo delle box, o tipo, non lo so, non so neanche se ci sono delle box, ma... Comunque devo dire una cosa, cioè è fatto davvero bene, ma proprio bene, cioè non me l'aspettavo per essere un gioco su Roblox, non per dire che i giochi di Roblox sono fatti male, ma questo gioco è fatto bene, cioè sembra il vero gioco di Sonic, tipo quello per il Game Boy, perché il Game Boy era in 2D, ricordiamoci, non so se voi... Magari voi che vedete i miei video siete un po' più piccoli, quindi non avete mai avuto il Game Boy, o magari ce l'aveva vostro fratello, se avete un fratello. Però io che sono vecchio no, però io che sono un po' più grande, giocavo al Game Boy, perché c'erano i telefoni, tipo c'era l'iPhone 3 e 4, però comunque non c'erano bei giochi, non c'era tanta roba. E allora c'era il Game Boy, il DS, bla bla bla. E devo dire che avevo anche la Play 2 mi sembra, o la Play 3, non mi ricordo, e praticamente avevo un gioco di Sonic. E vi giuro che è quasi come questo, anzi la grafica, per assurdo, è quasi migliore qui. E che tra l'altro, stavo dicendo, sembra, non lo so, ma è una collab tra Roblox e Sonic, perché mi sembra troppo fatto bene. Cioè, mi sembra strano che sia creato da una persona a caso. Cioè, questa mappa veramente è infinita, cioè è grandissima. Cioè, io non so neanche dove sono partito, non so neanche dove è iniziato il gioco, ma questa mappa è enorme. E sto giocando da una quindicina di minuti, quindi se giocate 15 minuti prendendo tutti i diamantini, riuscite comunque, magari anche un po' meno perché ho registrato la intro, quindi magari sono 12 minuti circa che sto giocando effettivamente al gioco. In 12 minuti circa riuscite ad arrivare al livello comunque 11, che non è male, cioè sta correndo abbastanza adesso. All'inizio era veramente veramente lento, ma adesso direi che ci sta. Ah, ora ho capito. Ah, qua abbiamo altre mappe, Lost Valley, ok. No no, qui sono proprio non mappe, qua sono proprio mondi. Questi qua sono mondi diversi, mondo 2, mondo 3, mondo 4 e mondo 5. Interessante, ci sono 5. No, ci sono 4 mondi, perché il quinto mondo c'è scritto coming soon. Quindi interessante. C'è un anello gigante con scritto 1500 XP, quindi aspettate un attimo, andiamo lì che forse se ci salto dentro mi danno l'XP. Ma no, non ce la farò mai più a saltare, no, non ce la faccio. 2000 XP. Oh, comunque la mappa è gigantesca, cioè io non so dove sono. Ok, qua sono al punto di prima però. Cow Trails, vediamo che cos'è. Ah, sono delle uova. Ok, ok, ho capito. Praticamente con, ecco, avevo ragione. Praticamente con 1000 anellini vi potete comprare un uovo. Non è una box, è un uovo. Dove potete schiudere uno di queste cose. Questi qua non so che cosa siano, non ho proprio l'idea, però ci sono tipo dei cow. E quello più raro mi sembra questo qua bianco. Ok, interessante. Cow più trails. Ah, ok, praticamente questi qua sono le scie. E i cow che dovrebbero essere tipo i personaggi. Ok, carino. Come si esce? Ah, così, solo così. Però vabbè, allora direi che... Ah, qua ce n'è un altro. Ok, quindi in giro per la mappa, e credo magari anche in giro per i mondi, ci sono queste uova che puoi comprare. Quindi... Ah, questa qua costa pure di meno, ok, 600, perché qua puoi trovare anche degli XP, quindi, cioè... E qua siamo ritornati, ma questa qua è la lobby, mi sembra, dove ci sono i mondi, neanche me ne ero accorto e ho fatto il giro, cioè sono andato tipo di qua e non me ne ero accorto. Dice che nuovo update, mondo 5, ok, ok, ah ok, anche qui all'inizio c'è una macchina e ti dice che c'è il 25%, anche qui gli XP, e costa solo 300, peccato perché... Ho solo 150 anellini, se no magari se ne avevo anche di più. Sonic Simulator Group to claim this. Join Sonic Speed Simulator Group. Aspettate un attimo, quindi se
mi unisco al gruppo, credo di Roblox, mi danno 1000 anellini, quindi possiamo andare a comprare qualcosa. Facciamo così, vado ad unirmi al gruppo. Ok, sono qui su Roblox, sono sulla pagina, quella lì di Sonic Speed Simulator, e andiamo a scorrere in basso e vediamo se c'è qualche gruppo. Credo sia questo il gruppo, A-Team. Ok, ti sei unito al gruppo con successo, quindi, e andiamo a vedere se mi dà i 1000 anellini. Sì, ok, me l'ha dati, ne ho 1152, ok, fantastico. Quindi se non lo sapete, andate su, cioè neanche io lo sapevo, me l'ho scoperto ora, però se vi può essere d'aiuto, unitevi al gruppo Roblox dei creatori del gioco e praticamente mi danno 1000 anellini, quindi direi di con il... è carino, mi piace quello azzurro, perché i classici cao sono azzurri, quindi provo a comprare un uovo da qui, che poi non so se è un uovo, no. No, non è un uovo. Ok, mi hanno dato l'XP. Vabbè. Se andiamo a vedere, qua c'era un'altra macchina, mi sembra, delle uova. Sì, questa qua. E qui costa 600. Ok, proviamo questa, secondo me, perché qua c'è anche il cao nero, che non è male. Quindi proviamo a vedere. Oh, vediamo, vediamo. Una scia. Uffa. Mi è uscita una scia. Vedo se riesco a prendere anellini tipo qua. Ok, proviamo ad andare qua, così magari riesco a prendere ancora un uovo, perché mi mancano davvero davvero pochi anelli. Andiamo a prendere un altro e incrociamo le dita perché voglio un cao. Niente, non ce la posso fare. Un'altra scia. Una scia verde e una scia blu, mi sembra, ho trovato prima. Quindi andiamo a vedere un attimo. Come la mettiamo? Verde, proviamo verde. Equip. Ok, forte. Ti aumenta anche di XP di 1 e anche un anellino in più. Ok, utile. Andiamo a vedere com'è. Vabbè, dai, carina. Direi di concludere qui questo video. E secondo me è promosso. Cioè, questo gioco è davvero davvero carino, è fatto davvero bene. E secondo me è anche meglio di alcuni giochi comunque proprio di Sonic Mobile che ci sono. Fatemi sapere anche voi se vi è piaciuto Sonic, se vi è piaciuto questo video e se volete vedere altri video dove provo giochi nuovi. Come sempre, mi raccomando, lasciate un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!